L'indurazione penisplastica o malattia di La Peyronie è una patologia cronica, degenerativa, benigna, che coinvolge la tunica albuginea dei corpi cavernosi del pene. La tunica albuginea costituisce praticamente l'involucro dei corpi cavernosi ed è caratterizzata dalla formazione di una placca del pene. Placca inizialmente fibrotica, che porta ad una deformità del pene, può portare anche a disfunzione erettile e e a dolore soprattutto durante l'erezione. Le cause dell'indurazzo penisplastica, sebbene sino a qualche tempo fa fossero assolutamente misconosciute, attualmente la causa più accreditata, le cause più accreditate sono quelle dei microtraumatismi a carico della tunica albuginea. Questo perché questi microtraumatismi determinano la formazione di una cicatrice. Questo perché l'indurazzo penisplastica o IPP non è altro che un'ipercicatrizzazione della tunica albuginea dei corpi cavernosi. Questo fa sì che a livello della placca che si va a formare, che è costituita da questa cicatrice, ci sia un'iperproliferazione di quelle cellule che vengono chiamate fibroblasti. Questi fibroblasti poi tendono a comportarsi come delle cellule muscolari, tant'è vero che tendono a trasformarsi in miofibroblasti, quindi cellule che tendono a retrarsi, e la retrazione di questi miofibroblasti determina la deformità peniena, portando a quella che è una delle conseguenze principali dell'IPP, cioè il recurvatum penieno. Questo chiaramente porta a difficoltà nei rapporti sessuali e nella penetrazione. Quindi i microtraumatismi determinati proprio tendenzialmente da rapporti sessuali o proprio da traumi accidentali, come ad esempio lo scontro proprio a livello penieno, porta a questa ipercicatrizzazione dei corpi cavernosi e quindi a sviluppare questo processo infiammatorio che è in prima fase acuto e poi tende a cronicizzarsi. L'indurazzo penisplastica viene diagnosticata intanto con un'adeguata anamnesi, quindi il paziente che arriva in studio ovviamente si lamenterà della comparsa di una placca, di una formazione a livello del pene e poi tenderà anche a accusare una sorta di deformità peniena. Quindi oltre all'anamnesi si passa poi sicuramente all'esame obiettivo in cui la palpazione del pene è fondamentale, in cui si va a valutare la presenza di questa fibrosi o placca già conclamata, per poi passare ad un esame, già di secondo livello che è un'ecografia. Ecografia del pene possibilmente in dinamico, in maniera tale da avere una erezione se non completa, quasi completa, quindi una distensione dei corpi cavernosi in maniera tale da studiare bene quella che è la fibrosi e la placca data dall'IPP e quelle che possono essere le conseguenze dell'IPP sulla vascolarizzazione del pene e quindi valutare anche quali sono le conseguenze che tale placca, quindi tale malattia di La Peyronie, ha sviluppato sulla funzionalità dell'organo maschile. Per quanto riguarda le opzioni terapeutiche, oggi, 2023, quasi 2024, abbiamo un ottimo ventaglio di opzioni terapeutiche. Ricordiamo che uno dei caratteri fondamentali dell'indurazzo penisplastica è che per avere un maggiore successo terapeutico sarebbe opportuno arrivare ad una diagnosi molto molto precoce. Questo perché la
patologia si sviluppa in due differenti fasi, e sono la fase acuta e la fase cronica. Quando siamo in fase acuta, abbiamo un ventaglio di opzioni terapeutiche dal punto di vista medico, quindi non necessariamente chirurgico, e queste opzioni terapeutiche variano da integrazione con antinfiammatori piuttosto che antiossidanti, sino ad infiltrazioni con farmaci antiossidanti. Ci possiamo avvalere di strumenti come ad esempio la vacuum terapia, che non è altro che un dispositivo che tende a allungare i corpi cavernosi e ad aumentarne la vascolarizzazione, quindi una sorta di stretching dei corpi cavernosi, sino alla ionoforesi, la idroforesi, che consiste nel passaggio di farmaci antiossidanti e fibrinolitici a livello della placca. Esiste poi terapia infiltrativa con collagenasi, che tende a rompere la placca, e anche ultimamente, largo impiego, viene utilizzata la terapia rigenerativa con cellule staminali o con plasma ricco di piastrine, quindi PRP, che consiste nel prelievo di sangue, che viene poi centrifugato, si va a formare questo PRP, questo plasma ricco di piastrine, che una volta attivato viene poi iniettato all'interno della placca, e questo fa sì che il processo infiammatorio a carico della placca stessa tende a ridursi in maniera tale da ammorbidire la placca stessa. Questo, ricordiamo, siamo nella fase acuta della patologia, quindi quando ancora la sintomatologia dell'indurazzo penisplastica non è una sintomatologia molto conclamata. Altrimenti, nella fase cronica della patologia, purtroppo la terapia rimane una terapia chirurgica. Terapia chirurgica che consiste nel raddrizzamento del pene, quindi una corporoplastica di raddrizzamento, e anche qui poi si apre un ampio ventaglio di opzioni terapeutiche chirurgiche, che possono essere più o meno invasive, che vanno dal semplice raddrizzamento dei corpi cavernosi, quindi avere ridare una forma retta, quindi dritta del pene, quindi eliminare il recurvatum, sino addirittura all'inserimento di protesi peniene, che oltre a donare un aspetto normale del pene, possono portare ad una possono andare a sconfiggere un'eventuale disfunzione erettile, che può essere la causa diretta dell'indurazzo penisplastica. Per quanto riguarda invece le aspettative della terapia, ecco, bisogna sempre ricordare ai pazienti una cosa fondamentale, che l'indurazzo penisplastico è una patologia cronica e purtroppo una patologia degenerativa. Degenerativa significa che se non si va ad agire, tende a degenerare col passare del tempo, e dare una restitutio ad integrum, cioè ritornare alla morfologia iniziale pre-patologia, è pressoché impossibile con qualsiasi terapia si vada a scegliere. Quello che noi riusciamo a dare con la terapia medica prima ed eventualmente chirurgica poi è quello di migliorare nettamente la propria qualità di vita dal punto di vista sessuale, quindi ridare al paziente serenità nei rapporti.
complicanze, come ho detto, sono sostanzialmente tre. Sono il primo, il recurvatum, quindi una deformità del pene, che può essere o una curvatura del pene, che può essere ventrale, dorsale o laterale. Questo chiaramente in relazione al grado di curvatura può impedire o rendere perlomeno difficoltosi i rapporti sessuali. Poi una disfunzione erettile, questo perché la presenza di questa fibrosi, questa placca, possa fare in modo che il tessuto dei corpi cavernosi diventi sempre più rigido e quindi impedire quella che è la normale dilatazione dei corpi cavernosi durante l'erezione. E poi anche il dolore, molto fondamentale, perché anche questo ne può completamente può alterare e peggiorare la qualità dei rapporti. Come prevenirli? Sinceramente, cercando di riconoscere che qualcosa non va e quindi recarsi dal proprio andrologo che si occupa di questo tipo di patologia, cercare di porre rimedio quanto prima possibile, il che non è una cosa impossibile. Un'ottima sfida, ma non è impossibile. L'urazopenisplastica implica delle conseguenze psicologiche perché si passa, come ho detto, da un'attività sessuale normale sino ad un'attività purtroppo molto alterata. Questo perché la deformità peniena fa sì che l'uomo, il maschio, non si renda più, non si vede più virile e tende quasi a non accettare la propria figura. Quindi questo ha delle conseguenze psicologiche devastanti nella vita sessuale di un adulto, ma anche di un giovane adulto, perché ricordiamo l'indurazzo penisplastica può coinvolgere tanto le persone meno giovani, ma anche le persone più giovani. E quindi risvolti psicologici sono molto importanti. Come poterli gestire? Chiaramente recarsi dal proprio andrologo, il quale farà un ottimo counseling. E lì poi si potrà valutare se avvalersi anche di una figura maggiormente specifica e professionista, specializzata sulla sessuologia, e quindi avvalersi anche di uno specialista sessuologo, quindi di uno psicologo. Oppure semplicemente andare avanti verso con l'iter terapeutico, ricordando che ogni andrologo cercherà sempre di essere accanto al proprio paziente e quindi di fornire non soltanto il supporto medico-terapeutico cui il paziente ha bisogno, ma anche il giusto apporto emotivo, che è fondamentale anche nell'affrontare la patologia e nel portare anche alla risoluzione della patologia, perché prima di tutto è fondamentale che il paziente riconosca ed accetti la patologia. Dopodiché è utile andare insieme al proprio specialista, al proprio andrologo di fiducia, andare a valutare quelle che possono essere le opzioni terapeutiche migliori per il paziente, anche perché, come dicevo prima, nelle varie opzioni terapeutiche non sono tutte uguali. E non sono standardizzabili, quindi questo significa che ad una placca peniena non corrisponde necessariamente un'unica soluzione terapeutica, ma la soluzione terapeutica dovrebbe essere costruita e cucita addosso al paziente.